Mancano 3 minuti alla fine di Benevento-Roma, non si riesce a sbloccare questa partita 0-0, nessuna occasione da gol creata, però c'è da dirlo, oggi una Roma sterile, può succedere, purtroppo una partita ogni tanto che non riesci a trovare i tuoi meccanismi ci sta, può succedere, quindi nel caso non drammatizziamo se non portiamo a casa i 3 punti, però certo contro il Benevento, soprattutto ridotto in 10 per più di mezz'ora. Del secondo tempo è stato espulso Glick al 57esimo circa. Ci si aspettava tanto di più in fase offensiva, però non è finita perché mancano 2 minuti e 20. Ora Bruno Perez butta dentro una palla, altro calcio d'angolo. Dai, crediamoci fino alla fine, dai. Anche se una giornata un po' così, basta un minimo per farla diventare eccezionale. Ora c'è Pedro dal dischetto, 93 minuti, 2 al termine. Il cross. Dzeko di testa non ci arriva, libera Foulon e Shaarawy sull'out di destro. Vediamo, dobbiamo rimettere in mezzo questa palla. Bruno Perez, il cross non sembra male. Dzeko, la sponda! No, sulla riga! Salvata sulla riga da Schiattarella. Prima occasione della partita, salvata sulla riga da Schiattarella. Qua Montipò esce e starà mezz'ora per terra adesso. Mancato veramente un pelo. Era veramente l'occasione giusta. Dzeko la sponda. No, Pellegrini di testa era riuscito a spingerla dentro. Schiattarella sulla riga. Caldirola ha salvato. Grande occasione, grandissima occasione. Ora mancherà veramente poco. Però abbiamo ancora un ultimo possesso. 93-55, manca 1 minuto e 5 secondi. Più. Dovrebbe esserci qualche altra cosa di recupero, però Bruno Perez è qua malissimo nella gestione di questo pallone. Regala addirittura un contropiede al Benevento con Mancini che è entrato da poco. Madonna, Bruno Perez che ha fatto? Insigne, ora cercheranno di perdere più tempo possibile. Ovviamente non facciamo fallo, che altrimenti facciamo il loro gioco. Cerchiamo di recuperare palla in maniera ordinata. Nostra, dai, fallo laterale, 30 secondi alla fine, Inzaghi espulso, doppia ammonizione, addirittura anche lui. 30 secondi alla fine, peccato, questa vittoria veramente era importantissima per restare i terzi con un bel vantaggio, invece così saremo solamente a un punto sopra l'Atalanta e sopra alla Lazio. Però non è finita, 10 secondi, dai, lancio lungo, Dzeko di testa, la sponda non riesce, Villar sì. Pedro cerca di giocarla, vediamo un po', Villar, palla dentro, Dzeko in area, Coppi d'acqua e Shaarawy, rigore, rigore, al 95esimo, rigore, su Shaarawy, non so se c'è, non lo so, vediamo, aspettiamo prima di esultare, vediamo un po'. Vediamo un po', Coppi d'acqua e Shaarawy. Beh, è entrato a gamba un po' tesa, ha preso anche il pallone, però vediamo un po'. Sì, netto, è netto, è netto, è netto, è netto, è netto. Vediamo un po' bene. Sì, gamba tesissima sul giocatore, è netto. Speriamo non venga tolto, perché va sul pallone, però prende tantissima gamba con la gamba tesa. Vediamo un po' qualche fuorigioco, qualcosa, no? È tutto buono. Dovrebbe essere confermato il rigore. Vediamo un po' appena Pairetto, appena ci ridanno le immagini, che prende la palla ma va a gamba tesa su Shaarawy. Credo che, insomma, dovrebbe essere confermato. Vediamo un po', sarebbe un qualcosa di clamoroso. Vediamo un po' se viene confermato il rigore. Ancora non ci danno le immagini in diretta. Stanno controllando. Ne rimettiamo un po' d'audio. Adesso il vero dubbio non Che è tensione. sull'angolo che è pacifico da parte di Foulon, ma Ah, stanno sull'angolo controllando buono se è di Pellegrini. fallo laterale nostro laggiù. Però mi sembra di sì, mi sembrava che era nostro laggiù. Dio, speriamo bene, ragazzi. Speriamo, stanno controllando. Vediamo un po'. Stanno Pellegrini controllando. potrebbe essere in fuorigioco VAR? contro, No, che è? no, Oddio, direi che è? dell'arbitro. No, perché? Vediamo un po'. Fuorigioco. No, fuori gioco. Il rigore non c'è. No, E finisce la partita. finita. Credo, vediamo. Assurdo, ci avevamo creduto. Ci avevamo Si gioca creduto. ancora. Porco Giuda. Fuorigioco di rientro di Pellegrini. Fuori gioco. No, non si era visto.
Mannaggia, ce l'hanno, ci hanno fatto credere. Niente, ora rilancerà e fischierà la fine. È finita. È finita. Mannaggia. Ci avevamo creduto. Niente, perché il fallo si era netto, però evidentemente c'era questo fuorigioco che... Mannaggia. Vabbè. Esultano quelli del Benevento, hanno ragione, un bel pareggio per loro. Vabbè, niente, ci hanno fatto credere. Dicevamo, andiamo in cronaca, 0-0 che ci sta, la Roma non ha meritato di vincere questa partita, che non ha vinto alla fine infatti, poche occasioni create, l'unica vera occasione creata è quella che abbiamo raccontato in diretta durante il tempo di recupero, quell'inserimento di Pellegrini salvato da Caldirola sulla riga, e poi c'era questo rigore qua. Mamma mia, peccato, perché veramente sarebbe stata una vittoria importantissima qualora avessimo realizzato il rigore, ovviamente. Sono curioso di vedere queste immagini, perché questo fuorigioco dal replay non si era veramente capito. Peccato, rincuorano tutti i full on che aveva fatto una bella ingenuità sul rigore. Vediamo un po'. Qua sì, il Pellegrini è parecchio avanti, ma la tocca... Lì non andava Pellegrini a toccarla, mi sembra. Vabbè, ora ci hanno tolto le immagini un'altra volta. Avranno valutato sicuramente bene. E peccato. Roma però che resta terza, guadagniamo un punto sul Milan, però ne perdiamo due su Lazio, sull'Atalanta, ne guadagniamo uno sul Napoli. Non ci voleva, perché era una giornata che, con quegli scontri diretti che ci sono stati, la Roma doveva approfittarne per continuare la striscia di vittorie, vincere anche col Benevento. Non c'è riuscita, però non drammatizziamo, una partita storta ogni tanto ci può stare, non l'abbiamo persa, insomma può starci, anche se è un vero peccato. Squadra però che ha sofferto le assenze dei difensori, di Bagnez, di Smalling, di Cristante, che in quella posizione comunque ti dà una mano. Spinazzola costretto a giocare nei tre dietro, comunque non ce l'hai avuto lì largo a sinistra dove fa la differenza. La Roma ha mancato una fonte di gioco importantissima. Mkhitaryan nullo oggi, veramente nullo. Porca Majoral benino, ma poco pericoloso. Dzeko idem, e è andata così, dai, ci può stare. Veretout sottotono è anche uscito, speriamo non per infortunio ma solo per scarsa forma. Quindi finisce 0-0 Benevento-Roma, domenica prossima Roma-Milan, partita ovviamente importantissima perché il Milan ora è a 5 punti dalla Roma e batterlo, insomma, vorrebbe dire farlo rientrare nella corsa per il quarto posto. Più squadre ci sono in lotta, meglio è. Quindi la Roma è lì, è terza, in attesa di Juventus Crotone di domani, però. Siamo lì, ce la stiamo giocando al massimo delle nostre possibilità. Forza Roma, e ci vediamo giovedì ovviamente per il video post Roma-Braga, e poi domenica per Roma-Milan. Ciao a tutti amici.